Buongiorno, buon sabato 5 febbraio. Partiamo con Just Today e subito le indicazioni per rimanere connessi con noi attraverso le varie piattaforme, attraverso le nostre pagine Facebook. Allora ricordiamo che potete seguirci direttamente in diretta, appunto streaming sul nostro sito www.teleradiopadrepio oppure seguirci sul canale 145 dove appunto ci vedete in questo momento. Per chi è sintonizzato con la nostra TV, oppure potete anche seguire le nostre pagine social, la pagina Facebook di Padre Pio TV, la pagina Instagram e l'account Twitter e rivedere le puntate di Just Today, ma non solo, di tutta la programmazione di Padre Pio TV sul nostro canale YouTube Padre Pio TV. E ancora un'indicazione per rimanere connessi con noi, per creare come sempre facciamo questo filo diretto, ovvero la possibilità che avete per mandare le vostre foto, le vostre cartoline i vostri posti per farci conoscere come sta succedendo in questi giorni la nostra bellissima Italia. Intanto noi vi mandiamo questa immagine che è un'immagine che ci giunge in diretta dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie che, come potete vedere, dalla facciata della chiesa è illuminata da un sole bellissimo perché oggi qui davvero è una bellissima giornata, sembra quasi primavera e ci fa bene ovviamente al cuore, il sole, la luce, le giornate che si allungano. Allora, il numero di telefono per inviarci le vostre foto via WhatsApp è il 331 737 8033 e adesso, come sempre, la giornata inizia col buongiorno di Padre Pio. Se lo dato Gesù e Maria. Oggi e sempre. Beh, allarghiamo il cuore alla confidenza e alla speranza. Lei viene con le mani piene di benedizioni e di grazie. Allarghiamo i cuori nostri affinché questa mamma possa riempirci delle sue grazie, dei suoi favori. E possiamo sempre meglio acquistare la benedità di questa madre di vita. Anche noi dobbiamo fare qualche sacrificio. E il sacrificio è questo, essere perseveranti e costanti nell'amore al figlio suo, nell'amore alla mamma nostra celeste. Promettiamo questo alla Madonna, e siamo certi che questa mamma non ci lascerà nell'afflizione, nell'allontanarsi di qua, ma ci riempirà il cuore sempre più di nuove speranze, di nuova confidenza e ci rianimerà sempre più a migliori auspici per il cielo e per il paradiso, non soltanto per noi, ma anche per i nostri fratelli d'esilio. Ma più che mai preghiamo questa madre che voglia stendere ancora la sua materna benedizione sulle anime sante del purgatorio, che presto siano soffragate dai fedeli affinché possano raggiungere il paradiso e pregare per noi. Una benedizione piena per voi tutti, per tutti coloro che sono assenti, per le vostre famiglie, ma in modo speciale per i sofferenti, per gli infermi. In nome del Padre, del Figliolo e del Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria. Oggi e sempre. E la Vergine Santa sia con noi sempre.
E la benedizione per una nuova giornata da passare insieme, è la giornata che passate con Padre Pio TV, vi teniamo compagnia fin dalle primissime ore del mattino, continueremo la nostra diretta fino alle 10 come già sapete, ma questo è il momento delle notizie, il momento di chiederci che cosa succede intorno a noi in Italia e nel mondo con la rassegna stampa dal web a cura di Nicola Morcavallo. Buongiorno e bentrovati amici di Padre Pio TV. Ebbene, le nostre notizie di sabato sono un po' anche il sunto degli argomenti principali che hanno caratterizzato queste giornate. Gli argomenti, i temi affrontati sono incentrati nella maggior parte dei casi alla questione pandemica e quindi anche agli aspetti più legati alla burocrazia, soprattutto negli ultimi giorni con nuove regole, nuove norme. Vedremo anche le scadenze appunto relative a queste norme, ma intanto vogliamo affrontare subito una pagina che ci almeno lega affettivamente ad un altro ricordo purtroppo tragico, quello di Alfredino Rampi, ricorderete il bambino morto a Vermicino nel 1981, caduto in un pozzo nonostante tentativi di soccorso non è riuscito ad essere liberato. Ma intanto questa vicenda ci porta in Marocco, dove l'attualità ci parla di un altro bimbo, Ryan, il piccolo caduto in un pozzo nel nord del Marocco. Vediamo sulla stampa. È entrata nella fase più delicata l'operazione di recupero del piccolo Ryan, mentre mancano pochi metri dal punto dove si trova il bambino di 5 anni in fondo a un pozzo, da più di 72 ore si scava a mano con picconi per raggiungerlo. La squadra che negli ultimi giorni ha guidato senza sosta i bulldozer nel villaggio di Tamrut lascia ora il posto a 6 soccorritori, cui tocca il compito più delicato. Entreranno poi nel tunnel fatto di enormi tubi d'acciaio fino ad arrivare abbastanza vicini da riuscire a recuperare il bimbo. Un'intera montagna è stata sbancata per creare una voragine profonda a 30 metri e raggiungere in parallelo il fondo del pozzo. Nel tunnel sono stati inseriti enormi tubi di quelli usati di solito per l'acqua, così si dovrebbe consolidare il passaggio. Intanto fanno sapere che le condizioni del bambino danno speranza perlomeno in queste ore. Infatti ha mangiato un frutto, muove gambe e braccia e risponde alle domande chiamando continuamente la mamma. Il bambino appunto caduto martedì in un pozzo nel nord del Marocco è ancora vivo e i soccorritori sono ad un soffio dal salvarlo. Speriamo bene, noi ovviamente teniamo sempre sotto la nostra attenzione le agenzie di stampa nel momento in cui dovesse arrivare la conferma del salvataggio di questo bimbo. Ma vi dicevo che la settimana è stata caratterizzata da tante situazioni legate alla gestione della pandemia. Tramite l'ADN Cronos vediamo, soprattutto per ciò che concerne la scuola, quali sono le decisioni prese, tanto più che per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo. Covid e scuola, contagi, quarantena, ecco le nuove regole, le misure per la gestione dei positivi dall'infanzia alle superiori, nuove regole per la gestione dei contagi Covid a scuola, dunque partendo dalla scuola dell'infanzia, fino a 4 casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Nella scuola primaria fino a 4 casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni.
scuola secondaria di primo e secondo grado, con un caso di positività nella stessa classe, l'attività didattica prosegue per tutti, sempre con l'utilizzo di mascherine. Con due o più casi di positività nella stessa classe, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2. Il regime sanitario, con 5 o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e con 2 casi o più di positività nella scuola secondaria di primo e secondo grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni, altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di 5 giorni, che termina con un tampone negativo. Come vedete, le norme sono molto dettagliate, e su questo si erano espressi anche gli stessi dirigenti scolastici, che rispetto a questo quadro normativo hanno avuto molte difficoltà, non solo di interpretazione ma anche e soprattutto gestionale, in quanto di per sé è un lavoro che implica la totalità dell'impegno di questi dirigenti, che si sono trovati a loro detta ad affrontare questioni burocratiche che solitamente non sono di loro competenza. Comunque è importante verificare una situazione che sta andando, almeno secondo gli spiragli che si aprono negli ultimi giorni, verso una situazione positiva, appunto, nella questione della pandemia. Ma vedremo anche, attraverso nuove ricerche e i dati che stanno giungendo in queste ultime ore, quali sono effettivamente le possibilità che il Covid possa lentamente scomparire. Intanto però, sempre restando nell'ambito scolastico e relativamente alle nuove norme, c'è una mobilitazione che negli ultimi giorni da parte degli studenti sta facendo riflettere. Ci spostiamo sull'AGI, l'agenzia di stampa Italia, che parla di oltre 100.000 studenti in piazza per la maturità. Il Ministero ci ascolti, questo l'appello. Una giornata intensa, quella di ieri, nel segno della mobilitazione nazionale indetta dalla rete degli studenti medi, a seguito della pubblicazione della proposta di esame 2022. Per il sindacato studentesco, a mobilitarsi in più di 40 piazze in tutta Italia sono stati 100.000 studenti e studentesse. Un corteo di 5.000 studenti è arrivato a Roma sotto il Ministero, mentre altri cortei, presidi ampiamente numerosi, si sono svolti a Milano, Genova, Venezia, Palermo, Firenze, Bari, Perugia e molte altre città del paese. Secondo gli studenti, ad essere attraversate dai cortei, presidi e flash mob sono state 18 regioni e una cinquantina di città. Gli studenti e le studentesse chiedono una inversione di marcia da parte del Ministero sulla proposta di esame di Stato di quest'anno. Niente seconda prova scritta, colloquio orale basato sulla tesina prodotta dal candidato, più spazio al percorso degli studenti e delle studentesse. Accusano poi il Ministero di decidere senza sentire gli studenti. Abbiamo organizzato una mobilitazione ampia, spiegano rappresentanti degli studenti medi. La risposta di questi, non solo di quinto anno, è stata immediata. Abbiamo messo insieme decine di piazze in 4 giorni perché c'è rabbia e ansia verso questa formula di esame. Il Ministero ci convochi per ascoltarci e definire insieme delle modalità di maturità più adatte al momento. Queste le richieste da parte degli studenti. Per il momento è tutto, torneremo nel corso di questo nostro appuntamento con ulteriori notizie. Intanto linea alla regia. Bene, 8:30 e non vediamo l'ora di ascoltare, di scoprire cosa ha da raccontarci questa mattina la collega Maria Pia Picciafuoco. L'appuntamento è con Un giorno, una storia. Febbraio, giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Ogni famiglia italiana getta cibo e bevande per un valore di 4,9 euro alla settimana. 6 miliardi l'anno buttati letteralmente nel cestino dei rifiuti. Considerando il valore dello spreco lungo tutta la filiera alimentare, dai campi alla trasformazione, alla distribuzione, sino alle nostre tavole, si arriva a 10 miliardi.
gettiamo via con gli alimenti sostanze essenziali come acqua, suolo, combustibili, fonti energetiche d'ogni tipo, per non parlare dello spreco in termini di risorse umane che non viene conteggiato. Questa campagna pubblica di sensibilizzazione per l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile ricorda che gran parte del fabbisogno idrico mondiale è legato alla produzione di cibo. Tagliare lo spreco alimentare aiuta anche a ridurre l'impatto ambientale e a tenere sotto controllo l'aumento della temperatura del pianeta. Nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite c'è un obiettivo ambizioso: dimezzare lo spreco pro capite a livello di vendita al dettaglio e ridurre le perdite di cibo lungo tutta la filiera. Un traguardo che necessita dell'impegno di ciascuno. In ambito europeo, circa la metà dei comportamenti errati avviene entro le mura domestiche, il 17% in fase di distribuzione e vendita al dettaglio, il 19% durante la lavorazione. Ogni anno negli Stati Uniti finisce in discarica il 37% degli alimenti. In Gran Bretagna si buttano 6 milioni di tonnellate di cibo ancora edibile per un costo di 10 miliardi di sterline. Dal 1974 ad oggi, lo spreco alimentare nel mondo è aumentato del 40%, ma solo di recente, complice la crisi economica globale, la questione è trattata come un vero problema, grazie all'osservatorio Waste Watch International. E questa è la nostra storia di oggi, il nostro approfondimento, e ne parliamo proprio con chi ha voluto e ideato questa giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare. In collegamento con noi il professor Andrea Segre, professore di politica agraria internazionale e comparata dell'Università di Bologna, nonché fondatore di Last Minute Market, della campagna Spreco Zero e proprio della giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare. Buongiorno professor Segre, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi. Venivamo da un trend positivo che però abbiamo perso un po' per strada, perché gli ultimi dati raccolti ci dicono che la freccia dello spreco di cibo nelle case italiane è tornata a salire. Avevamo raggiunto un trend positivo, complice anche la pandemia probabilmente. Ora con il ritorno alla vita sociale le cose tornano a peggiorare, possiamo dire così. Eh sì, una buona sintesi quella che ha fatto, perché in realtà della pandemia e soprattutto del lockdown che vogliamo scordare, era successo qualcosa di buono, nel senso che dentro le mura domestiche costretti abbiamo ridotto lo spreco perché abbiamo fatto le cose giuste, la lista della spesa e poi la spesa molto mirata. La lettura analitica delle scadenze delle etichette perché avevamo tempo, la cucina del recupero se facevamo più da mangiare, e devo dire che questo trend però era già in calo, c'è stato un bel contributo del lockdown, per fortuna siamo usciti e uscendo abbiamo ripreso un po' le vecchie abitudini, e quindi questo 15% in più ci deve far riflettere in modo da mantenere soltanto quella parte lì del lockdown. Il problema però rimane come prima, perché se uno va a vedere dentro questi 600 grammi pro capite a settimana, che vuol dire un po' più di 30 kg, peraltro a livello globale un dato molto buono perché fai più bassi del mondo, in realtà ritroviamo degli alimenti molto buoni, di un alto valore nutrizionale. Pensate all'insalata, facevate vedere la slide prima, alle verdure fresche, al pane, al latte, agli yogurt. Quindi davvero pensiamoci, perché ancora troppo cibo
finisce buono nella spazzatura e va a alimentare i rifiuti e quindi i costi ambientali, i costi economici e non, diciamo, le nostre pance. Ecco, professore, mi piace intanto mi piace sottolineare, come ha già fatto lei, che comunque, diciamo, una buona notizia la tiriamo fuori in ogni caso da questa analisi, perché l'Italia appunto resta la più virtuosa del G8. Però è importante anche un aspetto, a mio parere. Noi gettiamo, come lei ha sottolineato, cibo buono. Questo è importante ricordarlo, perché magari nell'immaginario collettivo il cibo buttato è quello scaduto, quello non più commestibile. Invece non è proprio così, ed è questa proprio la tendenza che va invertita. Perché, mi chiedo, buttiamo del cibo che potremmo tranquillamente non buttare? E noi, questo osservatorio Wastewatcher International, che nasce dall'università, studia i comportamenti. In realtà sono atti inconsapevoli, nessuno getta via apposta perché è uno spregio, non si sa bene a cosa, non ce ne accorgiamo. E quindi, per dire, anche dei comportamenti sbagliati: compro più yogurt perché sono in offerta, li stipo nel frigorifero e li copro da una scarola che magari poi avvizzisce e me ne accorgo che sono scaduti dopo, quando sposto la scarola. Adesso ho fatto un esempio che sembra quasi da ridere, anzi viene da ridere, però in realtà è molto serio, perché le ragioni dello spreco sono le più, diciamo, stupide, e vorrei dire inconsapevoli, stupidi nel senso non intelligenti. E quindi ci vuole, e questo viene fuori dal G8 dello spreco, cioè interrogando anche consumatori di altri paesi, educazione alimentare. Il miglior spreco è quello che non si fa. Infatti nel 2014, quando ci siamo sostanzialmente inventati la giornata nazionale, il 5 febbraio, l'abbiamo chiamata di prevenzione dello spreco alimentare. Poi c'è tutto il tema, e con lo spin-off dell'università Last Minute Market lo facciamo da più di 20 anni, del recupero di ciò che, diciamo, avanza a fini solidali, che però esclude, per ovvie ragioni, le nostre case, perché si può recuperare anche dai campi, nell'industria, nella distribuzione, ma nelle nostre case ciò che avanza e non viene consumato finisce nella spazzatura, non è recuperabile. Ecco, per questo ci siamo concentrati sulla prevenzione. Solo per darvi un dato, se facciamo 100 lo spreco in Italia, dal campo, aziende agricole, qualcosa ci rimane, fino alla tavola, che vuol dire anche il ristorante, il consumo extradomestico, a casa nostra si spreca per il 70%. Questo è un dato molto simile anche in altri paesi, diciamo, sviluppati. 70%. Tutto questo è stato prodotto usando delle risorse naturali limitate, pensiamo al suolo, all'acqua, all'energia, le citava lei prima nell'introduzione, e poi non solo noi le abbiamo acquistate sostenendo un costo, ma sosteniamo un costo per gettarle via, e in più i rifiuti, come sappiamo bene, inquinano, quindi è assurdo. Poi c'è il dato, scusi se prendo un altro secondo, dell'etica, della moralità. Ricordiamo tutti il tweet di Papa Francesco, quando scrisse: gettare via il cibo è come rubarlo alla mensa dei poveri. Oggi che i poveri alimentari sono così aumentati a causa della pandemia. Certo, professore, poi mi viene anche da pensare che è nell'acquisto anche che dovremmo intervenire, perché probabilmente si acquista troppo, si acquista male, magari anche le offerte, i mega packaging delle offerte 3x2 forse non aiutano, ci invitano, diciamo, ad un acquisto eccessivo probabilmente. È così, e in effetti durante il lockdown, ce lo ricordiamo, potevamo andare al supermercato una volta, ve lo ricordate, tutti ce lo ricordiamo, purtroppo, quindi sì. Andavamo con la lista della spesa, mi serve 1, 2, 3, 4, 5, vado, anzi un po' velocemente a prenderli, con poca disattenzione rispetto a offerte, offertine, offertone, perché devo stare poco tempo, anche perché c'è qualche rischio magari. Ecco, è una buona pratica che dovremmo, diciamo, mantenere a prescindere da dove vai a fare la spesa, cioè prendi quello che ti serve, perché andare oltre pensando, beh, tanto non l'ho pagato e quindi lo posso sprecare. Il 3x2 è un classico esempio, cioè dove il terzo prodotto è gratis, non l'ho pagato, ma qualcuno l'ha pagato per te, e comunque se lo smaltisci lo paghi.
E soprattutto ci serve davvero? Questo è anche l'interrogativo magari che possiamo porci quando andiamo a fare la spesa. Allora, professor Segre, io intanto la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Abbiamo ancora 30 secondi e approfitto della sua presenza qui per magari dei piccoli consigli pratici anche, insomma, che possiamo fare quotidianamente. Il primo è la lista della spesa, il secondo sembra banale, leggete le istruzioni del vostro frigorifero a casa, oppure il nostro libro Il metodo spreco zero, e capirete dove posizionare i prodotti, come utilizzare al meglio questa conservazione. Tanti piccoli segreti che in realtà sono molto facili, che aiutano a non sprecare. Grazie mille professor Segre, con la speranza che nella prossima giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare magari vediamo di nuovo invertita la rotta. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. Bene, allora andiamo a chiedere adesso invece al collega Nicola Morcavallo quali sono gli ultimi aggiornamenti delle notizie. Nicola, a te la linea. Grazie Maria Antonia. Parliamo allora della situazione Covid in Italia. Parlavamo di notizie positive, perlomeno per quanto riguarda la circolazione del virus. Andiamo sulla ADN Kronos. Oggi in Italia contagi in calo. Il virus circola tra 0 e 19 anni, ma che in zona arancione arriva la pillola Pfizer. Vediamo allora nel dettaglio. Sono 99.522 i nuovi contagi da coronavirus registrati in 24 ore in Italia, 433 i morti. Si osserva una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale. Nel periodo 12-25 gennaio l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari allo 0,93 in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Il monitoraggio di oggi sulla situazione Covid in Italia ci indica una inversione della curva dei nuovi contagi, ma con una circolazione del virus ancora sostenuta. Oggi ci sono più di 1.300 nuove infezioni su 100.000 abitanti in una settimana, ma 15 giorni fa eravamo a più di 2.000. Il segnale di decrescita è evidente, così si è espresso il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, il quale spiega poi che i dati indicano come nella gran parte delle regioni ci sia un decremento del numero di nuovi casi di Covid. Alcune regioni hanno dei valori in crescita, ma in questo caso ci sono stati anche degli aggiornamenti nel caricamento delle informazioni e i dati vanno presi con una certa cautela. Le fasce d'età più giovani fino ai 19 anni sono caratterizzate da un livello di circolazione del virus più elevato, ma in tutte le fasce la curva indica una decrescita dei contagi. Questa tendenza alla decrescita si rileva anche nelle fasce d'età più giovani, evidenzia ancora Brusaferro. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 29,5% e al 14,8%. C'è quindi una tendenza, seppur ancora lieve, alla decongestione delle strutture sanitarie. Dicevamo delle Marche in zona arancione, è stata firmata l'ordinanza che passano dalla zona gialla alla zona arancione da lunedì 7 febbraio. Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Regioni, è stato firmato appunto l'ordinanza che sancisce questo passaggio delle Marche in area arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto dunque questo annuncio. Attualmente la mappa di colori delle regioni vede in zona bianca Basilicata, Molise e Umbria, in zona gialla Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, in zona arancione Valle d'Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Dicevamo della pillola cosiddetta, ribattezzata pillola anti-Covid, all'Istituto Spallanzani di Roma. Il primo paziente Covid-19 è stato trattato con la pillola antivirale di Pfizer in Italia. Paxlovid, questo è il nome della pillola, è stato prescritto a un uomo di 54 anni con malattia cardiovascolare Covid-19, sintomatico da 3 giorni. Lo comunica la direzione dell'istituto. Il farmaco è composto
da un antivirale e da un farmaco potenziante. Giovedì la struttura commissariale per l'emergenza Covid, guidata dal generale Figliuolo, aveva informato che da ieri, venerdì 4 febbraio, sarebbe iniziata la distribuzione alle regioni e province autonome dei primi 11.200 trattamenti completi di Paxlovid nell'ambito del contratto finalizzato lo scorso 27 gennaio dalla struttura commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute. Il contratto prevede la fornitura di 600.000 trattamenti completi nel corso del 2022, i quali verranno progressivamente distribuiti alle regioni non appena disponibili, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'AIFA. Restiamo nell'ambito delle agenzie che si occupano dei farmaci, perché ieri, tra l'altro, in un'ultima notizia avevamo annunciato questi dati che, secondo l'Agenzia del Farmaco Europea, incoraggiano anche a pensare che non sia necessaria la cosiddetta quarta dose. Vediamo allora nel dettaglio quali sono i motivi che hanno spinto l'EMA, appunto l'Agenzia del Farmaco Europeo, a parlare di questi dati. Attualmente le prove sono insufficienti per sostenere una raccomandazione di una seconda dose di richiamo del vaccino anti-Covid sulla popolazione generale. Per le persone gravemente immunocompromesse che ricevono una serie primaria di 3 dosi di vaccino, una quarta dose sarebbe il primo richiamo per loro e in quanto tale è invece già raccomandata. Queste sono parole del capo della strategia vaccinale dell'Agenzia Europea del Farmaco, Marco Cavaleri, che appunto durante la conferenza settimanale dell'agenzia ha parlato di questi dati. Cavaleri ha confermato l'importanza di perseguire la strategia vaccinale portata avanti nell'ultimo periodo in Europa, rinnovando l'invito a proseguire le campagne di vaccinazioni contro il Covid-19 e di somministrazione del richiamo dopo il completamento del primo ciclo di vaccinazione. Ci sono subvarianti di Omicron, come la cosiddetta variante BA2, che si sta diffondendo in molti paesi, ma è troppo presto per dire quanto questa differisca da Omicron in termini di trasmissibilità e di evasione immunitaria, aggiunto ancora Cavaleri. La notizia poi prosegue parlando della pillola appunto Paxlovid, di cui parlavamo poc'anzi, ora disponibile anche in Italia, che è efficace anche contro Omicron nelle varianti di interesse. Si può rivelare una potente arma per curare la malattia, ma non può essere considerato uno strumento di prevenzione, ancora puntualizzato Cavaleri, un'aggiunta importante al nostro portafoglio di terapie, perché è il primo antivirale orale approvato per la commercializzazione nell'Unione Europea. Impossibile invece per ora ipotizzare quando saranno approvati i vaccini ancora in valutazione. Non è possibile dire con precisione se ci sono possibilità di avere una approvazione entro Pasqua. Questa dunque è la notizia riportata dalla Repubblica, e che appunto conferma questi dati, se non altro incoraggianti, ma la partita ovviamente non è ancora chiusa. Spazio dedicato, finestra informativa anche questa volta chiusa, ci fermiamo ancora per dare spazio alla pubblicità, poi proseguiremo con il nostro programma e ci ritroveremo ancora dopo qualche minuto per aggiornarvi sulle news del giorno. Vogliamo scoprire a chi dobbiamo augurare buon onomastico oggi e lo facciamo come sempre con la nostra rubrica Un giorno un santo. Pace e bene, bentrovati anche oggi 5 febbraio. Ricordiamo Sant'Agata, ascoltiamo la sua storia. Agata. Il suo nome deriva dal greco agate e significa buona. Nasce a Catania probabilmente intorno al 235, in un periodo in cui le persecuzioni contro i cristiani erano molto forti. Venivano costretti ad abiurare alla fede cristiana con sacrifici agli dèi. Il rifiuto comportava la denuncia, l'arresto e la tortura. Agata apparteneva ad una ricca e nobile famiglia. I suoi genitori la educarono secondo principi cristiani. A 15 anni si consacrò a Dio
e il vescovo di Catania, durante la cerimonia chiamata Velazio, le impose il flammeum, che era un velo rosso che indossavano le vergini consacrate. Catturata, viene condotta nel palazzo pretorio da Quinziano, che se ne invaghisce a tal punto da affidarla ad una cortigiana di facili costumi, Afrodisia, per renderla più disponibile ai suoi capricci. Afrodisia fallisce nel suo intento e la restituisce al proconsole, che, adirato, la sottopone ad un processo. Il giorno successivo, Agata viene sottoposta ad atroci torture. Le vengono stirati gli arti, scottata con lamine infuocate, lacerata con pettini di ferro, e le vengono strappati o tagliati i seni con enormi tenaglie. Questo supplizio sarà la sua rappresentazione iconografica. Sant'Agata con i seni posti su un piatto e con le tenaglie. Tornata in cella, tutta dolorante, viene visitata da San Paolo Apostolo, che, accompagnato da un bimbo portalanterna, le risana le ferite e i seni. Riportata davanti al proconsole, che, sconcertato e stupito, la vede guarita, ordina che venga bruciata. Viene posta su un letto di carboni ardenti, ma mentre il suo corpo bruciava, il velo rimase intatto, divenendo una delle reliquie più preziose della santa. Durante questa tortura, un grande terremoto colpisce Catania, facendo crollare parte del pretorio e seppellendo i due carnefici di Quinziano. Il proconsole, impaurito, ordina di riprendere il corpo della Vergine e di riportarlo in cella, dove dopo qualche ora morirà. Sant'Agata diviene patrona di Catania e protettrice contro le eruzioni vulcaniche e contro gli incendi. Il velo di Sant'Agata è stato portato più volte in processione davanti alle colate della lava dell'Etna, avendo il potere di fermarla. Infatti, nel 1886, durante una delle ricorrenti eruzioni dell'Etna, il vescovo di Catania portò il velo in processione e la città di Nicolosi venne risparmiata. Sant'Agata è venerata anche in altre città, Palermo, Roma, Milano, nella cui diocesi si contano almeno 26 chiese a lei intitolate. Il Duomo di Catania conserva le reliquie della Santa Ittuzza. Il busto argenteo viene portato in processione e posto su un fercolo, una macchina trainata con due lunghe robuste funi da centinaia di giovani appartenenti a 11 corporazioni di mestieri tradizionali. Come non intenerirsi al cospetto della storia di questa ragazza costretta a sopportare tanto e poi tanto per la fede. Agata fa invaghire proprio il proconsole della città, colui che si stava occupando delle persecuzioni. Forse non è solo questo, forse essendo anche Agata ricca c'era anche un interesse di confisca dei beni. Fatto sta che questa giovincella, casta, bella e pura, è un'immagine che diventa da distruggere quando non si può possedere. Iniziano tanti tentativi di deturpare questa bellezza, come per esempio l'idea di affidarla alla rieducazione da parte di una donna, una poco di buono, che avrebbe dovuto piano piano instradarla verso le vie della non castità, della non purezza. Ma lei non cede, Agata è forte. E la sua forza, noi preghiamo proprio oggi, sia donata a tutte le ragazze che stanno passando gli stessi problemi, a tutte le ragazze che sono tormentate proprio perché possiedono una bellezza che vuole essere posseduta e non vuole essere rispettata. Ma anche preghiamo per tutti coloro che non sanno approcciarsi con la dovuta delicatezza e con il dovuto rispetto alla bellezza. Per questo invochiamo la protezione di Sant'Agata. Sant'Agata, prega per noi. Grazie a Fra Italo che in questi giorni stiamo vedendo in una veste diversa, inviato a Sanremo, nella città
dei Fiori nella Città della Musica per seguire la prima edizione del Sanremo Christian Music che si sta tenendo proprio in questi giorni. Rivedremo quindi Fra Italo fra poco durante lo speciale dedicato proprio a questo evento alle 10.30 in diretta appunto da Sanremo. A proposito di Agata, alcune curiosità. In Italia Sant'Agata è patrona di 44 comuni, dei quali 14 portano proprio il nome della santa. Il titolo più antico ovviamente di patrona lo detiene Catania, e pensate che qui la devozione a Sant'Agata è profondamente radicata. Il nome di Agata riecheggia nella storia della città. Infatti la A, lettera iniziale di questo popolarissimo nome, sormonta il monumento principale della città, l'elefante Eliodoro, simbolo di Catania. Un'altra A si staglia nella pietra sulla facciata del palazzo municipale, un'altra campeggia al centro dello stemma civico, un'altra al centro del gonfalone dell'università. Sant'Agata è anche compatrona della Repubblica di San Marino. Queste alcune curiosità legate alla santa appunto che ricordiamo e festeggiamo oggi, davvero molto venerata. E allora adesso diamo subito la linea a Nicola per continuare con gli aggiornamenti e con lo spazio informazione. Sì, Maria Antonia, un altro appuntamento importante che si è aperto questa settimana e che ha delle implicazioni che vanno oltre lo sport è quello che si sta svolgendo in Cina. Ieri l'apertura dei Giochi Olimpici invernali, oggi la notizia, questa proprio un'ultima ora della DN Kronos, dell'aumento dei contagi nei team tra membri e atleti appunto delle squadre. C'è un numero di positivi che ormai è raddoppiato dei 21 casi registrati il giorno precedente, ma gli organizzatori non sono preoccupati per l'aumento. Il numero complessivo è salito, ma rientra nelle nostre aspettative, ha affermato il vice direttore generale del comitato organizzatore e dell'ufficio per la prevenzione e il controllo delle pandemie di Pechino. Con la maggior parte degli atleti e dei membri delle squadre ora sul posto, gli organizzatori prevedono che i casi positivi inizieranno a diminuire in generale. Pensiamo che la situazione sia sotto controllo. Tra le persone risultate positive al Covid ieri anche un Fischnaller, un atleta italiano di slittino, che è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. Questo comunicato è arrivato da parte del CONI, che sta applicando rigidamente le regole stabilite per proteggere i partecipanti ai giochi e la popolazione cinese. Bene, questa è la notizia relativa appunto l'ultima ora della DN Kronos, ma ci spostiamo sul Sole 24 Ore perché dicevamo delle implicazioni che vanno oltre lo sport delle Olimpiadi invernali. E tra queste sicuramente ampio spazio alla crisi ucraina. Putin a Pechino per l'inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali cerca e trova una sponda in Xi Jinping. Russia e Cina chiedono che la NATO fermi ogni ulteriore progetto di espansione. Lo affermano in una dichiarazione congiunta i presidenti dei due paesi al termine dell'incontro a Pechino in occasione appunto dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali. Le parti si oppongono a una ulteriore espansione della NATO e chiedono che l'Alleanza Atlantica eviti di adottare approcci ideologici derivanti dai tempi della guerra fredda, si legge ancora nella dichiarazione. La NATO, sottolineano Putin e Xi, deve rispettare la sovranità, la sicurezza e gli interessi degli altri paesi e la diversità delle loro culture e tradizioni storico-culturali e accettare lo sviluppo pacifico di altri governi. L'amicizia tra i due stati non ha limiti, non ci sono aree di cooperazione proibite, hanno dichiarato ancora i due leader, annunciando piani per lavorare insieme in una serie di settori tra cui lo spazio, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e il controllo di internet. Putin, insomma, può contare sull'appoggio della Cina e del suo capo. Intanto, sul versante opposto, quello occidentale, gli Stati Uniti saldano le proprie alleanze contro l'invasione dell'Ucraina. Il presidente americano Biden ha annunciato che discuterà la prossima settimana con il cancelliere tedesco Olaf Scholz un impegno comune per
convince la Russia a recedere da ulteriori aggressioni contro Kiev. Intanto la diplomazia europea per cercare una soluzione alla crisi vede impegnato anche il presidente francese Macron, che incontrerà Putin lunedì a Mosca, e successivamente il presidente ucraino Zelensky martedì a Kiev. Quello appena reso noto, dunque, un ulteriore passo diplomatico da parte del leader francese nel tentativo di innescare una de-escalation della crisi ucraina. Un altro importante contributo arriva dall'Europa sul fronte della crisi energetica. Una delle incognite pendenti sullo scontro politico trova una posizione comune sul fronte delle forniture del gas. In un'intervista ai quotidiani Les Echos un altro in Germania, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che la Russia sta esercitando pressioni militari sull'Ucraina e utilizza le forniture di gas come leva su di noi. Ecco perché non si può non tenere presente questa situazione e quindi agire di conseguenza. Speriamo che la diplomazia, come stiamo dicendo da qualche giorno a questa parte, trionfi. Intanto per le notizie è tutto. Di nuovo linea alla regia. Il nostro spazio dedicato alla natura oggi assume un valore in più, proprio oggi appunto, che è la giornata, lo ricordavamo nel nostro approfondimento, dedicata alla prevenzione dello spreco alimentare. E allora il sabato, come sapete, ci piace andare con padre Rinaldo, ci accompagna nell'orto, ci racconta un po' appunto di come si cura la natura, che è come dire i beni che la natura ci regala. Allora andiamo insieme a padre Rinaldo per questa rubrica Un giorno, un fiore. Cari amici, buongiorno. Anche questo sabato, ecco, siamo un po' impediti a registrare immediatamente delle cose belle nel nostro orto, però ugualmente vogliamo avere questo momento di incontro con voi e mostrarvi delle cose belle che noi possiamo trovare in questo ambiente. E quindi vi vogliamo mostrare questi frutti, che sono le prugne. E perché? Anche perché ci ricordiamo, non soltanto si possono consumare fresche, ma le prugne possono essere anche essiccate, possono essere conservate anche per l'inverno, soprattutto perché i benefici che riceviamo da questi frutti servono anche nei momenti, diciamo, quando fa più freddo, quando c'è più bisogno anche di questi benefici che riceviamo da questi frutti. E quindi vi mostriamo queste immagini che abbiamo registrato durante i mesi di autunno, nell'autunno scorso. Ecco, cari amici, ci fermiamo ancora una volta vicino a un albero del nostro orto. E quest'albero, penso che tutti quanti lo riconosciamo, è l'albero del pruno, le prugne che produce. Vedete, anche quest'albero quest'anno ha dato tanti frutti. E ho notato una cosa in questi giorni, che nonostante sia avanzato il tempo, non sono ancora mature. Però sappiamo bene le ottime qualità che troviamo in questo frutto. Una delle caratteristiche, noi sappiamo bene, che aiuta il nostro organismo, no? Per quanto riguarda la digestione, le prugne sono qualche, diciamo, un toccasano per questo aspetto. Ma poi hanno, come tutti gli altri frutti, hanno una carica di vitamine, di bontà, più che di proteine, ma di bontà, che aiuta il nostro organismo. E sono anche l'aspetto esteriore, se lo notiamo, no? Sono dei colori magnifici, dei colori veramente belli, anche perché, vedete, c'è un viola scuro
Però se li ripuliamo, ecco, voglio prendere un frutto per vedere, mostrarvi, se ripuliamo appena appena questa patina, che qui non è causata dalla polvere o da altre cose, proprio è nella natura che protegge un po' la corteccia di questi frutti. Però vediamo, no? Quando togliamo questa patina, un colore diverso appare dentro, e poi questo colore cambia nel momento della maturazione, ecco l'evolversi, diciamo, anche dell'aspetto esterno di questi frutti, che diciamo maturano e si rendono generosi, si rendono utili al nostro organismo. Questi li raccoglieremo quando saranno maturi, ecco, penso che senz'altro mangiandoli loderemo il Signore, ma anche chiederemo a Lui che ci aiuti a custodire non soltanto il nostro spirito, il nostro cuore, ma anche il nostro corpo, nel modo giusto come Lui desidera che lo custodiamo, perché serva al bene, perché produca tanto bene nella nostra comunità. Buona giornata a voi. E grazie a Fra Rinaldo per i suoi racconti e soprattutto i suoi consigli preziosi su come apprezzare in realtà tutto quello che ci circonda. Di creato continueremo anche a parlare, dell'importanza di prendersi cura del creato continueremo anche a parlare fra poco nel nostro spazio dedicato appunto alle parole da custodire. Riascolteremo alcune parole pronunciate proprio nel corso di una giornata di preghiera per il creato del 2016 da Fra Raniero Canta la Messa. Poi ascolteremo anche le parole del Papa in una delle sue prime udienze. Del resto Papa Francesco ha da subito dato un'impronta di ecologia davvero integrale al suo papato, con appunto la Laudato Si, ci invita insomma a capire e a riflettere sull'importanza di prenderci cura del creato. Voi sappiamo che sapete molto bene prendervi cura delle vostre piante e dei vostri fiori, ci avete mandato anche in questi giorni le vostre foto, continuate a farlo se volete, se andate particolarmente orgogliosi di fiori o piante che avete in casa e che riuscite ad accudire e a far crescere nel miglior dei modi, scrivetecelo, mandateci le vostre foto al 331 737 80 33. Adesso la linea alla regia e poi torniamo ancora qui. E allora, ve l'abbiamo anticipato prima della pubblicità, in questa giornata appunto in cui si ricorda l'importanza di prevenire lo spreco del cibo e soprattutto si sottolinea quanto tutte le nostre azioni siano connesse con l'ambiente e col creato che ci circonda, vogliamo in questo spazio Parole da Custodire riascoltare le parole di Fra Raniero Canta la Messa pronunciate proprio nel corso del giornata di preghiera del creato del 2016 e ancora le parole di Papa Francesco pronunciate nel corso di un'udienza giugno 2013. Contributi tratti dal programma Parole Profetiche del collega Leonardo Fania. Ascoltiamo queste parole da custodire. L'incarnazione ha portato una ragione in più per prendersi cura del debole e del povero. A qualsiasi razza o religione appartenga. Infatti l'incarnazione non dice soltanto che Dio si è fatto uomo, ma anche che uomo si è fatto Dio. Cioè che tipo di uomo è divenuto il figlio di Dio. E la risposta è non un uomo ricco, potente, ma povero, debole, indifeso. Uomo e basta. Il modo dell'incarnazione non è meno importante del fatto dell'incarnazione.
È stato questo il passo avanti che Francesco d'Assisi, con la sua esperienza, ha fatto fare al pensiero cristiano. Prima di lui si era insistito quasi esclusivamente sugli aspetti ontologici dell'incarnazione, l'unione delle nature, l'unità della persona e via dicendo. Questo era necessario per contrastare l'eresia. Ma una volta messo al sicuro il dogma, non si poteva rimanere sempre a questo livello senza inaridire il mistero cristiano e fargli perdere la sua presa, la sua forza contestatrice nei confronti del peccato e dell'ingiustizia umana. Il Santo Padre raccoglie questo messaggio quando fa dell'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta uno degli assi portanti della sua enciclica sull'ambiente. Che cos'è infatti che produce nello stesso tempo i guasti peggiori dell'ambiente e la miseria di immense masse umane, se non l'insaziabile desiderio di alcuni di accrescere a dismisura i propri possedimenti e i propri profitti? Alla terra si dovrebbe applicare quello che gli antichi, in particolare il poeta pagano Lucrezio, diceva della vita. Mancipio nulli datur, omnibus usu, non è data in proprietà a nessuno, a tutti in uso. Ci sono tanti compiti che l'uomo ha nei confronti del creato, alcuni più urgenti degli altri: l'acqua, l'aria, il clima, l'energia, la difesa delle specie a rischio. Di essi si parla in tutti gli ambienti e gli incontri che si occupano di ecologia. C'è però un dovere verso il creato di cui non si può parlare se non in un incontro tra credenti. Ed è giustissimo che sia stato posto al centro di questo momento di preghiera. Tale dovere è la dossologia, la glorificazione di Dio a causa del creato. Una ecologia senza dossologia rende l'universo opaco, come un immenso mappamondo privo, un mappamondo di vetro privo della luce che dovrebbe illuminarlo dall'interno. Se Francesco d'Assisi ha qualcosa da dire ancora oggi a proposito di ecologismo, è solo questo. Egli non prega per il creato, per la sua salvaguardia, a suo tempo non ce n'era bisogno. Prega con il creato, o a causa del creato, o ancora a motivo del creato. Sono tutte sfumature contenute nella preposizione che lui usa nel Cantico delle Creature, per. Laudato sì, mi Signore, per frate sole, per sorella luna, per sorella madre terra. Il suo cantico è tutta una dossologia, un inno di ringraziamento. Ma proprio da qui gli deriva quel rispetto straordinario che Francesco aveva verso ogni creatura, per cui voleva che perfino alle erbe selvatiche fosse riservato uno spazio per crescere. Anche questo suo messaggio è stato accolto dal nostro Santo Padre nell'enciclica sull'ambiente. Essa inizia con una dossologia, anzi al titolo di una dossologia, Laudato sì, e termina significativamente con due distinte preghiere, una per il creato e l'altra con il creato. Da quest'ultima attingiamo alcune invocazioni che ci servono per concludere in preghiera questa nostra riflessione. Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato,
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra. Amen. Che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo coltivare mi richiama alla mente la cura che l'agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia condiviso. Quanta attenzione, passione e dedizione. Coltivare e custodire il creato è un'indicazione di Dio data non solo all'inizio della storia, ma a ciascuno di noi. È parte del suo progetto. Vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che questo compito, affidandoci da Dio Creatore, richiede cogliere il ritmo e la logica della creazione. Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare. No, non la custodiamo, non la rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Ma il coltivare e custodire non comprende solo il rapporto tra noi e l'ambiente, tra l'uomo e il creato. Riguarda anche i rapporti umani. I papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata all'ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi. Lo vediamo nell'ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell'uomo. La persona umana è in pericolo. Ma questo è certo, eh? La persona umana oggi è in pericolo. Ecco l'urgenza dell'economia umana. E il pericolo è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda. Non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte e molti dicono sì, è giusto, è vero, ma il sistema continua come prima, perché ciò che domina sono le dinamiche di un'economia e di una finanza carenti di etica. Questa cultura dello scarto tende a diventare mentalità comune, che contagia a tutti. La vita umana, la persona, non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera, se non serve ancora come il nascituro o non serve più come l'anziano. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. Ricordiamo bene però che il cibo che si butta via è come se fosse rubato dalla mensa di chi è povero e di chi ha fame. Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi.
2013 disse appunto chi butta via il cibo è come se rubasse alla mensa dei poveri. Quindi in questa giornata in cui appunto siamo chiamati a fare attenzione appunto a non sprecare il cibo, a non buttare il cibo, cerchiamo di renderla una pratica davvero quotidiana nella nostra vita, nella gestione anche della nostra casa e della nostra spesa. Allora, prima di iniziare a viaggiare, come sempre facciamo a quest'ora con il nostro appuntamento con Un Giorno Un Viaggio, andiamo in Sicilia perché ci sono arrivate delle foto meravigliose dalla Sicilia. Allora, la prima ci arriva da Catania, sullo sfondo l'Etna innevato, e quindi approfittiamo ancora una volta per fare gli auguri. Oggi è Sant'Agata da Catania, patrona della città, facciamo gli auguri a tutte coloro che portano questo nome, alla città di Catania che festeggia la sua patrona. E poi un'altra foto meravigliosa, che sembra davvero un quadro, ci racconta i mandorli in fiore a Agrigento e sullo sfondo alla Valle dei Templi. È una foto davvero meravigliosa, perché dovete sapere che in Sicilia appunto la fioritura dei mandorli avviene proprio nel periodo tra gennaio e i primi giorni di marzo, anche se diciamo il clima è ancora freddo, ma in Sicilia ovviamente le temperature sono molto diverse. È considerata la terra dei mandorli in fiore la Sicilia nel nostro paese, quindi davvero grazie per questa bellissima foto. E adesso andiamo a viaggiare con la nostra rubrica Un Giorno Un Viaggio. Lidia ha deciso di donare al PAI la sua casa già negli anni Ottanta. Dietro al desiderio di Lidia sostanzialmente c'erano due motivi. Il primo, quello di appunto poter tramandare ai posteri la memoria della sua famiglia, i Campatelli. Il secondo motivo era quello di far innamorare quante più persone possibili di San Gimignano, di cui lei era profondamente innamorata. 10 anni di lavoro che il FAI ha dedicato a questa casa hanno ruotato attorno a questi due desideri della nostra donatrice. E infatti si racconta la storia della famiglia Campatelli, se ne fa assaporare i ricordi anche attraverso le foto, gli oggetti di uso quotidiano, i tantissimi libri, tantissimi appunto ricordi contenuti in questa casa. Al secondo piano invece c'è questo racconto digitale proiettato sulle pareti delle soffitte che ripercorre 1000 anni di storia di San Gimignano, dalle origini del mito fino ai giorni nostri. E a noi ci piace pensare che con questo video consegniamo le chiavi di accesso al borgo di San Gimignano, perché invitiamo le persone a prendersi il giusto tempo, ad ascoltare le pietre che parlano, ad immergersi nella storia di San Gimignano e quindi, come voleva Lidia Campatelli, innamorarsi poi della città. Io sono toscana da generazioni e generazioni e sono fortemente legata al mio territorio, alla mia terra. Come tutti i giovani, quando dovevo scegliere l'università, sono scappata da San Gimignano, perché comunque è un piccolo borgo, ma mi sono sempre ripromessa di trovare un lavoro che mi permettesse di unire l'amore per San Gimignano e la passione per l'arte e soprattutto la relazione con le persone. E credo che la prima volta che ho varcato le porte di Torre Casa Campatelli ho capito che questo desiderio, questo sogno si era avverato, perché potevo raccontare agli altri la mia terra. E quindi sono grata al FAI e soprattutto a Lidia Campatelli, che ha permesso appunto di esaudire questo grandissimo sogno. E una delle stanze che sicuramente più mi emoziona tutte le volte che ci entro e tutte le mattine che quando vengo ad aprire appunto il bene è la sala da pranzo, perché c'è questo affaccio meraviglioso sulle colline toscane da questo piccolo terrazzino dove la mattina ci batte il sole, quindi
c'è una luce pazzesca. Appena apri le persiane, la luce entra nella stanza, batte sul cristallo contenuto nelle vetrine della sala da pranzo, e c'è questo affaccio meraviglioso su queste colline che sembrano dipinte con un pennello, e vedi proprio il piccolo pezzo di orto, e poi ci sono gli ulivi, e poi c'è la vigna, e poi c'è il coltivo. Un quadro meraviglioso. Casa Campatelli è aperta gennaio e febbraio, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 17.30, da marzo siamo aperti dal giovedì alla domenica, sempre ad orario un po' ridotto, da aprile partiamo con l'alta stagione, quindi orario continuato tutti i giorni a partire dalle 10 alle 19. Sul nostro sito trovate le informazioni sempre aggiornate, sia come raggiungerci, gli orari di visita, sia le proposte che ogni tanto pubblichiamo, oppure sui nostri social, sia su Facebook che su Instagram, pubblichiamo quotidianamente sia curiosità sulla casa, ma anche informazioni utili per chi decidesse di venire a trovarci. Credo valga la pena visitare Torre Casa Campatelli, perché si respira un'area intima, familiare, e ci si sente subito a casa e accolti. La casa è un luogo in cui si raccontano storie, si tramandano tradizioni, ma se ne costruiscono anche di nuove. E Torre Casa Campatelli è tutto questo. È casa, sono ricordi, è famiglia, sono sensazioni. Un viaggio nel tempo che ti permette veramente di conoscere una Toscana diversa e l'autentica storia di San Gimignano. Grazie al FAI che ci fa scoprire questi luoghi meravigliosi, che se ne prende cura e quindi ci permette di visitarli. Quindi l'invito davvero a visitare questo posto meraviglioso che stiamo conoscendo in queste giornate. Andando sul sito del FAI vedrete che sono davvero tantissimi i luoghi del cuore che vengono tutelati, protetti e riconsegnati anche alla collettività. L'Italia è un paese straordinario, non ci stancheremo mai di dirlo, e dobbiamo soltanto avere la voglia, la curiosità di andare a scoprire quanti gioielli e quante bellezze ci sono nel nostro paese. Uno dei modi per poter fare questo è visitare proprio il sito del FAI. Bene, abbiamo ancora una breve interruzione pubblicitaria e poi torniamo qui per salutarci, per i saluti finali, però sempre con gli ultimi aggiornamenti sulle news dall'Italia e dal mondo. A fra pochissimo, restate con noi. E allora ci siamo, ma prima di salutarvi, la linea a Nicola Morcavallo per gli ultimi aggiornamenti dell'informazione. Allora, Maria Antonia, in assenza di ultim'ora rilevanti, un consiglio di lettura a questo punto, visto il tempo che abbiamo a disposizione, lo prendiamo dal Giornale, che ci parla, in un articolo sicuramente interessante, dei cosiddetti invincibili del Covid. La risposta in chi non si è mai ammalato al Covid-19 in 2 anni di pandemia risiede dentro di noi ed è soltanto uno. Ecco quale. Li chiamano gli invincibili del Covid. Si parla di chi, indipendentemente dalla vaccinazione, in questi 2 anni di pandemia non ha mai contratto l'infezione, pur trovandosi a stretto contatto con il partner, amici, familiari, conoscenti e sconosciuti, di cui poi si è scoperta la positività al virus. Quali sono i fattori protettivi? Lo spiega il New York Post, che definendo appunto gli invincibili del Covid ha cercato di capire perché questi sono immuni. Fortuna, genetica oppure supereroi progettati per promuovere la razza umana, come ironicamente si legge in rete con dei meme condivisi sui social?
Ebbene, quando scoppia una malattia infettiva, l'infezione non dipende soltanto dal virus, ma anche dall'ospite. Si capisce automaticamente dal fatto che ci sono persone asintomatiche, persone con una forma lieve o moderata, persone con una forma grave, altri gravissima. Ma il virus è lo stesso, afferma al giornale il professore Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Cos'è che fa la differenza? È l'ospite, cioè il nostro organismo che ospita l'infezione. Per questo motivo è del tutto normale che possano esserci risposte diverse all'infezione stessa. Dunque, l'approfondimento su questo articolo all'indirizzo www.ilgiornale.it. Per l'informazione è tutto, a te di nuovo la linea, Maria Antonia. Bene, noi vi ringraziamo per averci seguito, voglio ricordarvi velocemente i nostri siti internet dove potete curiosare ed essere aggiornati su tutto quello che facciamo, a partire dal nostro sito www.teleradiopadrepio.it dove potete seguirci anche via streaming, leggere le notizie e rivedere anche appunto i link che vi riportano a YouTube per rivedere le puntate che vanno sul canale YouTube per chi appunto perde le dirette. Ancora abbiamo la pagina, il sito internet appunto YouTube, la nostra pagina YouTube di cui vi abbiamo già parlato e poi il sito internet del nostro convento Santuario Padre Pio dove potete invece vedere tutto ciò che riguarda gli appuntamenti del convento di San Giovanni Rotondo e quindi prendere tutte le informazioni su liturgie, appuntamenti vari proprio del santuario. Noi adesso vi lasciamo a proposito di santuario con la preghiera del Santo Rosario e vi ricordiamo che subito dopo l'appuntamento alle 10.30 con la collega Paola Russo e Fra Italo Sant'Agostino per lo speciale dedicato al Festival della Canzone Cristiana. Grazie per averci seguito, Just Today ritorna lunedì.